Conferenza stampa dell'USB presso il porto Varco Nord. Siamo con Sergio Bellavita, componente del coordinamento nazionale USB. L'ennesima tragedia in Ilva, la posizione dell'USB, un monito chiaro a questo punto, la fabbrica va chiusa. Sì, abbiamo deciso questa posizione per un sindacato molto coraggioso, perché per un sindacato che organizza i lavoratori attivi proporre la chiusura di uno stabilimento è un fatto assolutamente nuovo. Ma appunto siamo qui a poche centinaia di metri da Mimmo, che è ancora probabilmente incastrato lì sotto, e Mimmo è l'ultimo. E non è un incidente, non è una fatalità, per noi sono omicidi questi. Omicidi di Stato legalizzati? Omicidi di Stato non lo so, perché in questo caso diciamo, c'è stato lo Stato, ma ci sono stati anche i privati, e oggi c'è un altro privato, quindi è un omicidio che ha diverse, omicidi che hanno diverse paternità. Però il punto è che non sono incidenti, queste cose non devono accadere, non possono accadere, non possono essere tollerate. E quindi la posizione di chiusura perché? Perché evidentemente questo nuovo padrone privato non ha dimostrato grande interesse verso questo stabilimento, forse c'è un'operazione di speculazione, sta di fatto che gli investimenti promessi non c'è traccia, sta di fatto che l'ambientalizzazione è ancora lenta e va a rilento, sta di fatto che gli impianti sono fatiscenti, come testimonia appunto anche quanto accaduto, visto che non è passato un uragano da Taranto, quindi non è stato un fatto del tutto straordinario. Non è uno tsunami, per capire. Non è uno tsunami, non è un uragano, non è un tifone di quelli centroamericani. Quindi è evidente che la situazione non è più tollerabile. Oltretutto l'azienda mette altri 1.400 lavoratori in cassa integrazione, quindi disattende tutti gli impegni presi in sede ministeriale. Per questa ragione abbiamo comunicato ieri la nostra decisione di ritirare la firma dall'accordo e la proclamazione dello sciopero che per il momento è di 32 ore. Ci dispiace molto che le altre organizzazioni abbiano deciso di sospendere le iniziative di sciopero, di sospendere la mobilitazione mentre ancora appunto Mimmo è incastrato lì sotto. Consideriamo un fatto grave, poi è legittimo ovviamente, ogni organizzazione decide per conto suo, però oggi è il momento delle scelte e la scelta per noi è quella di stare con la città e con i lavoratori. C'è bisogno di costruire un'alternativa, non chiudere e basta, ma costruire un'alternativa per il salario, per il reddito, per l'ambiente, per il diritto alla salute. Un atto, il vostro, certamente encomiabile, perché per i sindacati, per gli altri sindacati la prima tutela è il lavoro. Voi avete dimostrato che la prima tutela è la tutela della vita. Ma sì, perché intanto io penso che nessun sindacato potrebbe mai minimizzare o sottacere o non dire al lavoratore che il ricatto tra lavoro e veleno e morte è un ricatto normale, che c'è un rischio accettabile. Non può essere più tollerata questa cosa, non deve essere mai tollerata. E lo dico soprattutto al sud, io sono del sud, sono emigrato per lavoro, questo ricatto terribile che viene messo ogni volta sulla testa, soprattutto degli uomini e delle donne del sud, è un fatto vergognoso e che quindi c'è bisogno per Taranto di un riscatto vero.